che sta per dare il via a questo incontro valevole per la settima giornata di andata del campionato di promozione. Partiti va a posizionarsi in posizione d'attacco. C'è un calcio d'angolo e subito un'occasionissima, il gol della Bovalinese con Carbone, che dopo un colpo di testa del numero 6 Romeo verso il portiere Scuteri del Guardavalle sulla ribattuta, è pronto per mettere la palla in rete quando siamo giunti al terzo minuto. Di nuovo un attacco da parte della Bovalinese e Francesco Giampaolo, che è imbeccato da un compagno. Adesso il passaggio sbagliato intercettato da Strati, che imbecca il compagno Giorgi, palla allunga, però c'è la segnalazione del primo assistente Barbaro. Palla che viene appunto ribattuta nella metà campo Amaranto in gestione adesso. Romeo che quasi non si lascia sorprendere dall'attaccante Marino, che viene ben bloccato da Galluzzo, che rilancia subito adesso per Calderone. Calderone avanza, c'è il numero 20 ancora con il numero 20 Giozzi. Adesso nuovo calcio d'angolo. Lo scambio corto con Strati, ancora Gaudio, il lancio in mezzo, poi è Giampaolo, Francesco Giampaolo, che tenta di lanciare il proprio compagno, di nuovo intercettata. Siamo da quest'altra parte. Passarelli si libera e Manglaviti tenta il tiro a rete ma debole. Il colpo vincente di un proprio compagno. Il cross sul secondo palo alto, sta andando Bruno Romeo ma il portiere Scuteri lo anticipa. Ne esce Iorfida, l'imbucata per Paparo, il pallone che viene messo verso il dischetto del calcio di rigore. Cross di Gaudio al centro, ancora Bruno Romeo di testa. Riparte Scuteri, lancia male però è Giozzi che prende il pallone, si invola sulla linea di fondo, il passaggio al centro, ancora è Gaudio che viene contrastato da due giocatori. Sta per intercettare Giorgi, poi invece lo fa Calderone, ancora Gaudio, il passaggio per Calderone, il vantaggio, c'è un fallo al limite dell'area da parte del giocatore tedesco che trattiene Calderone, che stava per inserirsi su un lancio da parte di Francesco Giampaolo. Rimangono Gaudio e Carbone. Lo stesso Gaudio va a posizionarsi per disturbare la barriera. Parte Carbone, il tiro sta per terminare il minuto di recupero assegnato dall'arbitro, il signor Fiore di Reggio Calabria. Guardavalle che rimette in gioco, fischietto in bocca e duplice fischio, quindi squadre negli spogliatoi per un tè caldo. Squadre in campo per questo secondo tempo, sta per fischiare il signor Fiore di Reggio Calabria, che dà l'inizio in questo momento. Sta di nuovo Bovalinese che tenta una sortita offensiva e Carbone che si appoggia a Giorgi, si libera di un avversario, il tiro però è centrale. Appoggia ancora Francesco Giampaolo, palla che poi viene respinta verso l'area di rigore, deve uscire il portiere Scuteri, poi ancora palla di nuovo al centro, cross smistata sulla sinistra verso un giocatore Lattari, poi un liscio di Bruno Romeo, sbagliata però intercettata da Tedesco. Tedesco allarga per D'Amico che si trova un diretto avversario, il tiro di D'Amico.
che sfiora il palo. Lo laterale operato da Calderone, lo scambio con Strati, poi palla di nuovo a Giorgi che conquista il fondo, la palla al centro, occhia sognissima questa per Francesco Giampaolo. Lo scambio con un avversario intercettato, il pallone da Domenico Carbone, ancora è Orlando che lancia Francesco Giampaolo, deve uscire Scuteri. La palla per Francesco Giampaolo, tenta di liberare il sinistro ma viene contrastato da un avversario, la palla al centro ancora poi Iozzi, riparte il guardavalle, fa buona guardia, attento Calderone, ottima prestazione la sua, palla ancora poi per Coffa, Ritano perde palla, poi Coffa, il tiro di Coffa, tenta il tiro ribattuto. Poi ancora palla sul secondo palo, Bruno Romeo tenta di fare la torre, incrocio dei pali, di accentrarsi, palla Coffa, ancora Varacalli, il tiro deviato, poi ancora Strati a contrastare Scuteri, un'altra occasione. Concede ancora Federico, la palla verso, segna Bruno Federico, ma la seconda assistente, signora Farina di Reggio Calabria, aveva alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco con Antonio Federico che si trovava più avanti dei rispettivi avversari sulla rimessa dal fondo. Triplice fischio e seconda vittoria in casa consecutiva per la Bovalinese, che conquista altri tre importanti e preziosi punti per la propria classifica.